Viaggiando sempre, tessere relazioni stabili si complica. Pensavo sarebbe bello avere con qualcuno quel tipo di rapporto per cui si sta bene insieme. Non ci si aspetta niente l'uno dall'altro, non c'è tensione, non c'è stress, non c'è imbarazzo perché già conosciamo a fondo quasi tutto l'uno dell'altro. In sostanza, un rapporto in cui non c'è niente. O meglio, non c'è più niente, perché un rapporto va comunque prima costruito. Questo argomento non lo affronto. Un simile rapporto vacuo e aeriforme idealmente sopravvive solo grazie al forte legame affettivo dovuto a tutte le esperienze vissute insieme. Ok che non ve ne frega più una minchia l'uno dell'altro, ma ogni volta che pensate a questa persona e ogni volta che questa persona pensa a voi, nasce nelle viscere quel senso di malinconia misto nostalgia intensa, felicità, momenti e futuro incerto. E allora sollevate la vecchia cara cornetta in bachelite e indulgete nel rituale di andare insieme a sorseggiare svariati Long Island in un baretto sulla spiaggia. No ragazzi, no. Cioè non si può, non si può. Vi raccontate quattro cagate, ricordate i bei tempi andati e poi dimenticate la reciproca esistenza per un tempo che oscilla fra i 2 e i 6 anni. Sublime. Ecco, in sostanza, vorrei tanto avere una ex moglie. A volte diventare ex è la naturale evoluzione di un rapporto. Non si parla di queste cose, si rischia la vita. Non ci si lascia perché non si va più d'accordo, ma ci si lascia per andare avanti, entrambi, ognuno per i cazzi suoi. Sono sempre stato io a fare in modo di farmi lasciare, e ne avevo comunque una certa felicità. E non c'è bisogno di cancellare tutti i momenti belli vissuti insieme, perché entrambi continuano a crescere grazie al prezioso bagaglio che questa esperienza ha dato loro. Sono stato fidanzato con tutti i segni zodiacali, però trovo veramente increscioso la mia difficoltà di fidanzarmi con gemelli e soprattutto sagittari. Il mio problema è che vorrei saltare la fase moglie. Ex moglie direttamente. Quante volte capita di pensare lei è la donna della mia vita, ma lei non è tecnicamente d'accordo. Il sagittario e il gemelli mi hanno sempre lasciato quel non so che mi ha fatto ricondurre quasi a quella passività esistenziale che racconta Loredana Bertè nel Mare d'Inverno. È una cosa incredibile. Quindi, se la donna della tua vita non vuole vivere con te, per quale motivo la tua ex moglie merita un trattamento di favore per il quale debba prima passare dalla fase moglie? È colpa loro, perché non è possibile che io mi sia trovato comunque sempre bene e con tutti i segni e soltanto con 2 su 12. E evidentemente è colpa loro. Mi piacerebbe tanto che tu possa diventare la mia ex moglie come scusa. Ci frequentavamo da 5 mesi, nella mia testa era una proposta dolce e romantica. Lei non l'ha presa bene. No. Colgo l'occasione per salutare Tonino Carotone. Mi piacerebbe avere una ex moglie, una di quelle ex mogli con cui hai avuto una causa in tribunale per 5 anni, che ti impedisce di vedere il figlio, alla quale devi pagare gli alimenti, che ha tentato di accoltellarti più di una volta.